tutti. Il motivo che andiamo a vedere oggi è questo motivo a onde, molto carino, quasi in 3D, perché le onde che si formano appunto sul motivo sono abbastanza in rilievo. Allora, il motivo è formato da 11 maglie. In questo caso io ho posizionato 3 motivi, quindi ho posizionato 11 maglie più 11 più 11 più le mie 4 di vivagno che vanno a formare appunto il bordo. Sul davanti si presenta in questo modo, mentre sul dietro è così. La particolarità di questo motivo è che il ferro numero 5, 7 e 9 è praticamente uguale, quindi non faremo altro che andarli a ripetere questi ferri. Si realizza appunto in 10 ferri e adesso andiamo a vedere come si procede. Allora, primo ferro, ho montato sul ferro 11 maglie più le mie 4 di vivagno che vanno a formare appunto il bordo. Andiamo a fare insieme un unico motivo, cioè un solo motivo. Allora, primo ferro, vado a fare il mio vivagno e tutte le maglie a rovescio. Vado a fare tutto il ferro a rovescio fino alla fine e chiudo con il mio vivagno. Secondo ferro, vado a fare tutte le maglie a diritto, quindi il mio vivagno che è a rovescio e proseguo tutte le maglie a diritto. In questo modo e il mio vivagno che è a rovescio sul rovescio del lavoro. Terzo ferro, vado a fare tutte le maglie a rovescio, quindi e chiudo il motivo appunto con il mio vivagno. Quarto ferro, vado a fare il mio vivagno che è a rovescio e tutte le maglie a diritto. Chiudo il ferro con il mio vivagno che è appunto a rovescio. Adesso andiamo a fare il quinto ferro e iniziamo a fare il vero e proprio motivo, perché adesso abbiamo fatto il bordo. Quindi vado a fare il mio vivagno, un diritto, un gettato, tre diritti. 1, 2 e 3. 2 maglie insieme a diritto e una diminuzione semplice. Quindi passo una maglia sul ferro di destra senza lavorarla, lavoro la seconda a diritto, passo la prima sopra la seconda e 3 diritti. 1, 2 e 3. Chiudo il ferro con un gettato e il mio vivagno. Sesto ferro, vado a fare tutte le maglie a rovescio.
e il mio vivagno che è appunto a rovescio. Settimo ferro. Allora, il settimo ferro è uguale al quinto, quindi vado a fare il mio vivagno, un diritto, un gettato, tre diritti, 1, 2 e 3, 2 maglie insieme a diritto, una diminuzione semplice, 3 diritti, 2 e 3 e un gettato e chiudo il ferro con il mio vivagno. Ottavo ferro, tutte le maglie vanno a rovescio, quindi vado a fare il mio vivagno che è a rovescio, e poi tutte le maglie del motivo che vanno lavorate a rovescio, in questo modo. Il mio vivagno. Nono ferro è uguale praticamente al quinto e al settimo, quindi vado a fare il mio vivagno, un diritto, un gettato, tre diritti, 1, 2 e 3, 2 maglie insieme a diritto, una diminuzione semplice, 3 diritti, 1, 2 e 3, e chiudo con un gettato e il mio vivagno. Decimo ferro, tutte le maglie a rovescio, quindi vado a fare il mio vivagno che è a rovescio e tutte le maglie del motivo a rovescio. E il motivo praticamente è terminato. Quindi, come vedete, il motivo è terminato. Qui ne abbiamo appunto un motivo solo, mentre qui appunto ne abbiamo tre e appunto si presenta in questo modo. E, per ripeterlo appunto, non dobbiamo fare altro che ripetere di nuovo dall'uno, quindi dal primo ferro al decimo ferro. Vi ricordo che sotto al video potete trovare il motivo per iscritto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!